una situazione complessa come quella che abbiamo vissuto del coronavirus, abbiamo ritenuto importante voler dare il nostro contributo alle associazioni, a chi fa l'assistenza a tante situazioni complicate, insomma. Quindi abbiamo ricevuto questo input per la bombola, l'abbiamo definita la bombola della solidarietà. Bene, in quest'ottica il club si è mosso e ha raccolto una cifra di circa 700. Non me lo dire neppure, caspita, di bombole ce ne sono un bel paio che se possono acquistare. Grazie di cuore. Casa della Fraterna Solidarietà con Aldo Meloni, un'altra donazione che è arrivata grazie alla grande sinergia che ormai esiste da tanto tempo con il Rotary Club di Sassari. Aldo. Sono un vecchio rotariano, a suoi tempi, nei tempi in cui ancora avevo una testa a posto, ho fatto anche il presidente, quindi per me sono degli amici carissimi. Poi il Rotary ha dei valori straordinari che io ho sempre condiviso, occuparsi della salute della gente, della fame che può avere la gente e della solidarietà in generale. Quindi probabilmente anche questa mia vita rotariana lunghissima mi ha trasmesso questi valori che nei limiti del possibile, grazie all'aiuto di tanti volontari, sto applicando ormai da 15 anni. Aldo, questo segnale arriva per un qualcosa di davvero importante, perché non vi limitate a seguire tantissime famiglie, i numeri sono veramente esagerati in questo periodo, però non solo con quello che è il cibo, ma addirittura questa donazione andrà a far parte di quel corredo di diciamola tutta, bombole. Allora, diciamola tutta, in questo periodo avevamo sospeso, ma adesso riprenderemo nei prossimi giorni con le protesi dentarie, con le visite oculistiche, con tante altre cose che noi facciamo. Con l'abbigliamento purtroppo ci è stato detto di ancora tergiversare, e va bene, lo faremo, ma voglio dire, le bombole sono una cosa vitale. Chi viene e chiede un sacchetto di roba, di cibo, o ritira, in qualunque associazione vada, poi ha bisogno della bombola, ma se non hai soldi per le cose minimali, quali la carta igienica, come diavolo fa a comprarsi la bombola? E allora io mi sono preoccupato di far sì che tutti coloro che ne hanno necessità e che ci chiamano per telefono, attenzione, possano avere la bombola, fin quando i soldi ci basteranno. Adesso c'è stato un altro piccolo aiuto, non tanto piccolo, ma insomma un po' di bombole le possiamo ancora fare, e fin quando potremo continueremo. Attenzione, non siamo una banca, non possiamo andare avanti per eterno, però tutto questo periodo faremo in modo di essere sempre vicini a coloro che hanno necessità, perché non dobbiamo mai confondere certi significati. L'elemosina è una cosa che si dà e si va via, finito. Anche la carità, eccetera, eccetera. La parola più bella, quella che mi piace tanto da chiunque la pronunci, è solidarietà. Ecco. Solidarietà significa anche ascoltare la gente e, nel limite del possibile, condividere il loro problema e soprattutto tentare di risolverlo. Certo, non tutto si può fare, però quello che si può fare deve essere fatto. Grazie Aldo Meloni e grazie Rotary. Grazie a te che vieni e ci dai una mano anche a parlare di cose importanti.